È opportuno vedersi tutti assieme, tutte le istituzioni, tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perché il futuro di dipende anche da voi. Io credo che sia importante diradare le nebbie, che pure ci sono, per guardare con maggiore chiarezza, anche perché siamo tutti responsabili, le istituzioni centrali, quelle regionali, quelle di Terni e tutti i cittadini. Io credo che questo sia un momento da cogliere in questa complessa o complessiva prospettiva, altrimenti rischiamo di perdere il futuro della nostra città, perché ci sono la Tissan, c'è il Trochino, ma c'è anche l'università, c'è anche la sanità, c'è l'intero assetto della cultura, c'è la prospettiva di Terni all'interno anche della regione, tutti i temi che richiedono un consenso forte da parte di tutti. Comunale senza divisioni politiche, perché su queste vicende il Consiglio Comunale di Terni, ma anche quello provinciale, quello regionale, hanno sempre manifestato il massimo di unità e condivisione. Lo abbiamo fatto, come diceva il Presidente del Consiglio, in tempi brevi, dopo la lettera con cui l'amministratore delegato di Lion del Basel Europa comunicava alla NUCO costituita da Novamont ed altri il rifiuto dell'offerta economica corredata da piano industriale per il sito produttivo di Terni, ritenendo che la risposta andasse contrastata in maniera forte, ferma, come abbiamo fatto certo in questi 14 mesi, ma coinvolgendo ancora più di prima tutta la città in una battaglia che serve a Terni, ma serve all'Umbria e al paese. Gli stati generali della città, la questione in ballo è una questione importante, è bene che la città sia consapevole fino in fondo di quello che significa per il futuro di questo territorio. Abbiamo imboccato una strada importante, la strategia industriale che c'è dietro è molto importante, tuttavia troviamo difficoltà che sembrano insormontabili. Dobbiamo fare il massimo di sforzi possibili, dobbiamo chiedere a tutti un grande impegno, ma vogliamo che il governo, innanzitutto, che ha l'autorevolezza e il peso per affrontare adeguatamente questa questione, ce lo metta tutto, perché altrimenti non ce la facciamo. Quindi oggi è una grande scommessa che dobbiamo compiere nella consapevolezza che la scommessa ha un grande significato per il nostro territorio e anche per la chimica del paese. Della città oggi, anche all'interno dell'Umbria. Io credo che sia importante tutto questo, altrimenti rischiamo di fare un grido che veramente rischia di suonare nel deserto, perché il problema di un soggetto forte come deve essere la nostra città è determinante per intervenire anche nei diversi livelli per i quali noi vogliamo ovviamente giocare la nostra partita. Io non sono un amministratore, non sono un banchiere, non sono un industriale, sono un povero vescovo che però sente la responsabilità del futuro di una città e capisco che se non siamo forti globalmente come soggetto non riusciremo a farci sentire né a Roma né altrove e neppure a Perugia. A livello istituzionale e di forze sociali presenti, di ragionare intorno alle questioni che in queste ultime settimane hanno aggredito il nostro territorio e comunque si sono imposte nella loro pesantezza per le attenzioni che richiedono. Io penso che le vicende che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, sono vicende legate a una situazione che si è determinata nel tempo, senza nessuna polemica, ma insomma la crisi che ha iniziato a colpire l'economia internazionale nel 2008 e che ha prodotto strappi e lacerazioni
violente nel sistema industriale, nel sistema economico, forse oggi cominciamo a poterne constatare e vedere gli effetti veri. E la vicenda Thyssen, di cui io intendo parlare in maniera laica e senza ritorno,